Mettiamo una caccia levrato. Oh, qui c'è calcio di rigore per Campagno. Niente da fare. Il calcio di rigore lo mette a segno Rosso, che va a mettere la caccia direttamente sulla linea di battuta. Per un niente non fa intra. 40, allora 40-15, canale caccia sui piedi della Monferrina. Caccia sui piedi per la Monferrina. Pallone che va in fallo laterale, ben battuto da Levratto. Accorcia la Monferrina, 30-40. Mettiamo una caccia della speranza per la formazione. Pallone per Busca, niente da fare. Non ci arriva Busca, se no poteva anche fare intra. Caccia, vediamo Brignone, 40 metri, cambio di campo. Campagno alla caccia del 10, dagli 80 Levratto, il pallone smorzato dal muro. E Lorenzo Bolla mette il sigillo a questo 15, mette un sigillo importantissimo, protesta dotta richiamato dall'arbitro Brignone, gioco per la Canalese che si porta sul 10. Sto ridendo perché l'arbitro continuava a seguire dotta, non guardava l'arbitro perché aveva paura di una ammonizione. Comunque siamo sul 10, giochi a 6 per la Canalese. Mettiamo una caccia, volo Levratto, pallone a terra, lo ferma con i piedi, Busca, caccia ai 55 metri, cambio di campo. Caccia ai 55, dotta volo, volo Levratto. Ferma il 15 in moto dopo due eccellenti colpi di Levratto e Dotta. Hanno recuperato un gioco quasi perso dal 40-0. Sono riusciti a conquistare il settimo gioco. 10 Canale, 7 Monferrina. Caccia al mezzo. Dagli 80 Campagno contro il muro, qui c'è il pallone di Levratto, al pallone a... Niente da fare, doppio del doppio, vantaggio, allora il gioco, il 15 va alla formazione di casa, si porta sul 30-15, adesso la Monferrina ha una caccia sui piedi. Batte corto, salto dai 75 Campagno, lo chiude Levratto con un pallone in terra, chiude il 15, 40-15, recupera appunto la formazione di casa che è sotto 7 giochi a 10. Mettiamo una caccia, non la mettiamo più perché la Monferrina recupera sul 8-10, si trovava in svantaggio per 6 giochi a 10, ha recuperato 2 giochi di fila, adesso vede un possibile aggancio, c'è il time out per la formazione di Canale. Tradizione e innovazione. Così nascono i vini delle cantine Manfredi. Vini di qualità provenienti da uve selezionate, utilizzando metodi produttivi eccellenti che si pongono a tutela dell'ambiente e del consumatore. Sulla vostra tavola ogni giorno, così come nelle grandi occasioni, potrete assaporare la migliore tradizione delle Langhe. A Farigliano, azienda vitivinicola Manfredi. Dieci a otto per la formazione della Canalese. Buono questo intercetto,
Dini, Motto e Brignone segna la caccia ai 65 metri. Una battuta per la caccia numero 2. Lorenzo Bolla questa volta mette il pallone in fallo laterale, 15-0 Monferrina. Terza battuta per Levrato. Levrato volo. E qui, cari amici, la Monferrina ha ripreso coraggio e i giocatori stanno dimostrandolo in campo. Schiaccia Rosso il pallone e mette in caccia ai 65 metri la numero 2. Un importante recupero anche in termini di morale. E guardate qui Nimot cosa fa. Ah sì, gli ha dato il pallone dell'Intra. Ha dato il pallone dell'Intra, 30-0 per la Monferrina e due cacce ai 65 metri. La formazione di casa sotto 10 giochi a 6 ha saputo per ora rimontare due giochi ed è sul 10-8, situazione nel 19° gioco di sicuro vantaggio, 30-0 e due cacce sui piedi al ricaccio. Due cacce sui piedi, vediamo. E alla fine Flavio Dotta porta a casa questo 15 con un pallone che ha tratto in inganno Bruno Campagno e siamo 40-0 per gli Amaranto. Volo per Dotta, caccia ai 65, pallone in terra, gioco! Recupera la Monferrina con un filotto di tre giochi di fila, si porta dal 10-6 al 10-9. Match ball per la formazione della Canalese. Volo Campagno, volo Dotta. Pareggio, annullato il terzo match ball, ritorniamo sul 40 pari. Mettiamo due cacce. E Busca intercetta, stoppa il pallone, caccia ai 40 metri. Pallone contro il muro. Entra Flavio Dotta, lo scaravento a terra, ferma nuovamente Busca, caccia anche questa sui 40 e adesso due match ball possibili per la formazione ospite della Canalese. Due cacce sui 40. Busca tutti col fiato sospeso. Pallone che va sul tetto. E allora ancora un match ball per la formazione della Canalese. In vantaggio adesso 40-30 e 10-9. Può chiudere l'incontro su questa caccia al mezzo. Pallone al salto per Campagno. Caccia ferma ai 40. Salto Levrato. Campagno salto. Volo Levrato. E torniamo in parità. Torniamo in parità. Questa partita non vuole finire, annullato il quarto match ball alla Canalese, torniamo sul 40 pari, una sola caccia. Dalla linea di battuta Levrato, salto Campagno, volo Levrato. E Marco Parussa stoppa un pallone per una caccia ai 30 metri circa e a questo punto quinto match ball, ma buone probabilità per un successo canalese. Silenzio nello sferisterio, sesto match ball dagli 85.
Pallonaccio di Levrato in fallo laterale, chiude la partita direttamente il fallo di Levrato. Il fallo di Levrato porta la formazione della Canalese in vantaggio e quindi chiude questa partita importantissima, dove la formazione della Monferrina si ferma a quota 9 mentre la formazione della Canalese vola a quota 14. Primo tempo bellissimo, 5 pari. Secondo tempo siete entrati, vi è andato via sul 9-6, poi l'avete raggiunto, grande è. Alla fine è mancato qualcosa. È mancata la battuta, secondo me, perché abbiamo fatto questa partita senza nulla levare ai nostri avversari, che hanno giocato veramente bene. Non ho battuto come le ultime due partite che ho giocato. Abbiamo tenuto la partita fino al 5 pari, senza neanche strafare. Poi rientrati, comunque la battuta non ho battuto il mio normale. Campagno e l'altra squadra, sappiamo tutti la forza che sono, quindi il minimo sbaglio, poi alla fine, quando poi a squadre del genere regali non ne vanno fatti. Ho fatto sul 40-15 nostro, ho fatto due falle, una di mezzo e una di là dal muro, abbiamo pagato 11-9. Effettivamente il risultato, cioè, potrebbe andare bene, però visto com'è andata... Potevi veramente fare di più, perché hai recuperato dal 10-6, sei andato sul 10-9, due battute sbagliate, eri 40-15, sì, ti hanno messo un po' in crisi anche moralmente. Un fattore, ci sono andati diversi palloni bene che ci hanno rimesso in partita, però ho fatto troppi errori. Passione, tradizione e innovazione. Così nascono i vini delle cantine Manfredi. Vini di qualità provenienti da uve selezionate, utilizzando metodi produttivi eccellenti che si pongono a tutela dell'ambiente e del consumatore. Sulla vostra tavola ogni giorno, così come nelle grandi occasioni, potrete assaporare la migliore tradizione delle Langhe. A Farigliano, azienda vitivinicola Manfredi.